per il Salone del Libro, Viaggio nel Libro, e siamo qui con Carla Greco, che ci parla del suo libro Dal dolore alla felicità, edito dalle Due Torri. Un libro con una copertina particolare, c'è un cuore, accompagnato, sembrano da foglie verdi, e quindi sicuramente c'è il tema della rinascita e comunque di un percorso. Quindi Carla, psicologa, Dottoressa in dottoressa psicologia. psicologia, l'abbiamo parlato prima, ti voglio necessariamente attribuire questa. Si vede che dalla nostra chiacchierata precedente mi hai dato questa impressione, dentro di te c'è una psicologa che deve emergere, scoppiare. Parlaci di questo libro Dal dolore alla felicità. Prima mi hai accennato qualcosa, davvero molto molto interessante. Allora, tu hai fatto accenno al cuore, no? Con questi rami che partono dal cuore, e in effetti il senso di questo libro è proprio questo: è un invito a partire dal proprio cuore per poter arrivare al cuore dell'altro, quindi purificare la relazione con noi stessi. Cosa si intende per purificare? Significa relazionarci con le parti di noi che ci piacciono meno, quelle un po' più scomode. Anzi, addirittura qualche volta neanche le riconosciamo certe parti, relazionarci in maniera più gentile, e utilizzando quindi un modo di parlarci, una modalità gentile, quindi un usare delle parole più comprensive, con più pazienza, con più gentilezza, con più benevolenza, no? Una sorta, si può dire, imparare a benedirci, mentre noi facciamo esattamente il contrario. Quindi è un libro che parla proprio di questo, parla di come comunicare con noi stessi, come relazionarci con noi stessi in modo Amorevole. amorevole, in modo amorevole. Tu prima parlando, scusa se ti interrompo, mi hai colpito perché hai detto una cosa che è molto vera. In ognuno di noi c'è un bulletto che ci perseguita, quindi in un certo qual modo noi dobbiamo imparare a non solo a convivere con questo bulletto, ma soprattutto a trovare una nuova modalità per fronteggiarlo e riuscire poi ad esprimere noi stessi in un modo che, come diciamo prima, sia amorevole nei nostri Sì, riguardi. sì. Ti chiedo quindi, scusami, da dove nasce l'idea di questo libro? Che ho letto la quarta di copertina, so che è un tema molto delicato, però mi fa piacere se tu accenni a qualcosa e poi mi spieghi di questo bulletto. Beh, sì, in effetti è un bulletto che vive in ognuno di noi. Certe volte è anche più di un bullo, no? Qualche volta è proprio un tiranno, qualche volta un inquisitore, qualche volta è un giudice della Corte Suprema, e dove non c'è neanche la possibilità dell'appello, no? E come dicevamo prima, chissà perché, ma in questi tribunali interiori manca sempre l'avvocato della difesa. Ecco, io attraverso queste pratiche, attraverso questo libro, cerco proprio di invitare la persona a riabilitare la difesa di sé, insomma, di queste parti. Come nasce? Nasce dal fatto che io ho avuto un'infanzia dove la critica, diciamo sotto forma della figura paterna, buonanima, perché l'anno scorso l'ho accompagnato al suo ultimo respiro, è stato veramente il mio più grande inquisitore. Però contemporaneamente oggi posso dire grazie a lui sono riuscita a sviluppare questa capacità di accoglienza, di gentilezza nei miei confronti. E molti anni fa ho vissuto un'esperienza di premorte, sono stata per 2 mesi in coma. E sono arrivata a questa esperienza proprio perché, diciamo, la mia vecchia me era una me molto disamorata, sia di se stessa che della vita, molto arrabbiata. Per cui alla fine quel coma è stato un po' anche l'effetto finale, diciamo, il prodotto di tante scelte che nascevano dalla rabbia, come dire, dalla paura, dalla critica, no? Dal perenne giudizio, dalla perenne critica. Quando
quando sono rinata, che insomma mi è stata data questa seconda possibilità, allora lì ho capito che c'era la possibilità di trasformare quella relazione con me stessa, con mio padre, con la vita e anche con il divino. Per cui questo è un libro che invita alla riconciliazione, al perdono. Ti faccio una domanda, un'altra domanda. Il tema che tu affronti da una prospettiva molto particolare, ma è un tema che è frequente, soprattutto negli ultimi anni. Chi legge, chi è un lettore forte, ritrova in molti autori questa esigenza di doversi riappacificare con se stessi, pur provenendo da esperienze completamente diverse dalla tua. Tu che spiegazione ti dai a questa evidenza? Perché, ripeto, chi legge osserva che anche in libri dove non c'è direttamente questa esposizione, no, del proprio percorso, ma anche quando si usa proprio una trama, una storia costruita che è funzionale a raccontare qualcosa, poi emerge questa difficoltà di essere amorevoli con se stessi. Torniamo sempre a quello che abbiamo detto precedentemente. Tu che idea ti sei fatta di tutto questo? Secondo te perché? Allora, innanzitutto, se tu non fai pace con te stesso, quella guerra che continui a portare avanti dentro di te e che ti fa percepire l'assenza della pace, l'assenza dell'amore, anzi ti fa vivere nell'assenza dell'amore, tu lo proietti anche verso l'esterno, per cui continui a vivere delle situazioni, delle realtà dove manca l'amore, dove l'altro è quello cattivo, dove tu continui a essere la vittima degli eventi. E questo significa però perdere di vista una cosa molto importante, il proprio potere personale, perché noi abbiamo il potere di cambiare le cose, perché forse non è colpa nostra se abbiamo vissuto quella roba lì, però è nostra responsabilità farci qualcosa di buono. E per farci qualcosa di buono, il presupposto necessario è farci la pace. E bisogna chiedere aiuto, se uno non ci riesce da solo, perché è importante. Io ho fatto anch'io il mio percorso di psicoterapia, ho conosciuto tanti maestri anche in Oriente che mi hanno iniziato la meditazione, per cui bisogna avere anche l'umiltà di dire ok, ho bisogno di aiuto, da sola non ce la faccio, chiedi aiuto. Oggi, soprattutto oggi, poi con il digitale veramente ci sono tante possibilità, dalla psicoterapia al coaching. Io mi occupo di coaching, però non è detto che sia la strada adatta a tutti. Quindi veramente oggi non abbiamo scuse. Una penultima domanda e poi l'ultima. Prima hai citato, hai detto una parolina che mi ha aperto un mondo, perdono. È facile perdonare? Rispondo subito no, ma quanto poi quando si riesce a perdonare cambia la nostra vita? E allora, come? Perdonare non è facile, ma è possibile se ci diamo il permesso. Bisogna darsi il permesso. Quindi scegliere la responsabilità che noi abbiamo il potere di cambiare le cose. Cioè abbiamo il potere e la responsabilità di cambiare la nostra vita, di giocarci bene le carte che abbiamo ricevuto in dono. Abbiamo brutte carte? Abbiamo due possibilità, o continuare a lamentarci oppure usare quelle carte al meglio delle nostre possibilità. Quindi la scelta è nostra, resta nostra, non ci sono scuse su questo. Okay, quindi no, è inutile continuare ad aspettare, ho avuto un padre tiranno, una madre assente oppure che ne so, tutte le violenze di questo mondo. Ok, però la scelta è nostra, decidere cosa farci con questo vissuto, continuare a piangermi addosso, continuare a nascondermi, continuare a tenere dentro di me i miei talenti oppure invece fare un lavoro interiore
di purificazione del mio cuore, no? Facendo pace con queste zone in ombra, facendomi eventualmente anche aiutare. Quindi, per rispondere alla tua risposta, alla tua domanda, sì, perdonare non è facile, ma se sceglie, cioè se c'è la volontà, il desiderio, ecco, partiamo proprio il desiderio, cioè ok, basta, non ce la faccio più, me ne voglio liberare e voglio finalmente proprio trovare pace. Se partiamo da questo desiderio, allora è possibile, bisogna volerlo. Cosa succede nella nostra vita quando si perdona? Ok, io sono una testimonianza vivente, penso di aver risposto. Assolutamente sì. Ultima domanda, che si ricollega a quello che hai detto poc'anzi, ma che avevi già detto all'inizio. Che consiglio, in base alla tua esperienza, senti di dare sia un genitore, padre o madre, un po' troppo critici nei confronti dei propri figli? E nello stesso tempo, che consiglio senti di dare a un figlio che si trova a vivere una situazione del genere? Cioè, come può schermarsi o imparare a non essere poi vittima? Questa è una domandona ed è anche abbastanza difficile rispondere. Allora, io ti posso dire che secondo alcuni studi delle neuroscienze e anche di diverse scuole di pensiero della psicologia, oggi è stato dimostrato che il nostro tribunale interno, diciamo, il nostro inquisitore, viene attivato anche se viviamo nella casa della fata turchina. Quindi perché? Perché il nostro cervello ha proprio una funzione, che è quella di farci sopravvivere, a stare lì a criticarci nelle cose che facciamo, nelle cose che diciamo, nelle cose perché, ma non lo fa con un'intenzione malevola, c'è un'intenzione sempre benevola dietro, che è quella di farci migliorare, di farci crescere, però è semplicemente un malinteso del nostro cervello primitivo che pensa che attraverso la critica noi possiamo migliorare, e invece la psicologia positiva ce lo dimostra, e anche altre, insomma, altri studi l'hanno dimostrato, che una carezza fa molto di più di una critica. Entrambe possono motivarci a migliorare, ma con la carezza, con l'abbraccio, con la parola gentile, con la gratificazione, l'apprezzamento, ormai tutti siamo d'accordo che si ottiene tanto di più. E quindi un consiglio dai genitori, beh, insomma, io sono mamma di due adolescenti, e cercare sempre di aiutare il figlio, la figlia, a spostare la loro attenzione sui propri lati buoni, positivi. Quindi se un figlio fa un errore o porta un voto, ecco, la cosa importante è non associare mai l'autostima di una persona, il valore di una persona al risultato che porta a casa, i risultati che ottiene, mai, perché il fare non è l'essere, quindi il comportamento non è la persona, e questo è quello che mi sento di dire come madre. Come per il figlio forse là un pochino più di difficoltà, però ecco, in generale la cosa importante è cercare proprio di allenarsi, perché quello è un allenamento, allenarsi a spostare l'attenzione sul positivo. Ok, ho fatto un errore, ma un errore non vuol dire che io sia sbagliata. Un errore è un'esperienza da cui posso crescere, imparare, migliorare. Assolutamente, quando si è giovani poi in effetti è inevitabile quindi compito vivere. Del genitore è proprio accompagnare in questa visione di sé, che è una visione costruttiva, non è una visione distruttiva. Quindi, ok, mio figlio ha fatto uno sbaglio, ma lo porto ad assumersi una responsabilità. Quindi il discorso è separare
il comportamento, l'azione dalla persona, insomma il peccato dal peccatore. Assolutamente. Carla, ti ringrazio. Grazie di questo bel confronto. E Agro Today, solleviamo un po' il libro, consiglia vivamente a chi volesse di leggere il libro di Carla Greco, Dal dolore alla felicità, edito dalle Due Torri. Grazie. Grazie.